Questo programma è offerto da Un'altra morte sul lavoro si registra in Sicilia, stavolta è accaduto a Gangi, centro delle Madonie, dove il titolare di un'impresa edile è morto a seguito di una caduta da un ponteggio. La vittima si chiamava Santo Mangano ed aveva 61 anni. L'uomo, attorno alle 10 di ieri mattina, stava lavorando in un'abitazione privata in contrada Sacupodi, quando ha perso l'equilibrio a causa forse di un ostacolo non visto ed è caduto all'indietro da un'altezza di un paio di metri, mentre era impegnato su un ponteggio. Mangano, durante il tragico volo, ha battuto la nuca violentemente. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, inutili i soccorsi degli operatori del 118 e dell'elisoccorso, che per diversi minuti hanno praticato il massaggio cardiaco invano. Adesso i carabinieri della stazione di Gangi hanno preso in mano la situazione ed hanno aperto un'inchiesta su incarico della procura di Termini Imerese per appurare che la morte di Mangano sia avvenuta in modo puramente accidentale. Quella ferita sulla mano doveva essere medicata subito. È successo all'ospedale Cimino di Termini Imerese. Un uomo con un taglio alla mano destra ha aggredito e picchiato il medico di turno, Giuseppe Sunseri, poiché quest'ultimo lo aveva invitato ad attendere vista la presenza di un altro paziente in situazione urgente. Intorno all'una, due giovani di Trabia, tra cui uno romeno, non hanno resistito alla richiesta di pazienza da parte del dottore di turno e dopo averlo preso a calci e pugni hanno rotto tutto quello che gli passava dalle mani, monitor, porte, sedie e altro ancora. Chiamati i carabinieri, i due hanno provato ad aggredirli. Sono servite anche le unità della polizia per riportare la calma. I due uomini sono stati tratti in arresto con l'accusa di resistenza al pubblico ufficiale, lesioni personali dolose e danneggiamento aggravato in concorso. È accaduto ieri notte a Misilmeri. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno bloccato un'autovettura, una Fiat Tempra, risultata rubata, con a bordo un uomo e una donna che sono stati prontamente identificati. Si tratta di Sodero Maurizio, nato a Termini Imerese, e Sinito Daniela, nata a Catania ma residenti a Caponfelice di Roccella. Dopo l'allarme da parte del proprietario dell'auto al numero di emergenza dei carabinieri, subito la centrale operativa ha allertato tutte le pattuglie al momento disponibili ed una di queste, di servizio a Villafrati, ha intercettato l'autovettura da ricercare, fermandola dopo un lungo ed estenuante inseguimento sulla statale 121 all'altezza del bivio di Bolognetta. A bordo dell'autovettura sono stati rinvenuti inoltre altri oggetti presumibilmente rubati, tra cui 6 tombini in ghisa e 40 litri circa di gasolio. I due sono stati tratti in arresto e verranno giudicati con rito per direttissima. Operazioni di routine per delle strade più sicure. Ieri pomeriggio diversi posti di blocco sparsi per le piazze principali del paese dei Ficarazzi hanno effettuato operazioni di controllo per il programma Ficarazzi Sicura. 15 carabinieri, tra i quali personale appartenente al 12° battaglione di Palermo, coadiuvati dal comandante della locale stazione Roberto Chilla e dal suo vice Francesco Vitrano, sono stati i protagonisti. Grazie a queste operazioni per la sicurezza delle strade del paese sono stati identificati decine di persone, uno dei quali minorenne è stato segnalato agli organi competenti per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo leggero. Ad un altro ficarazzese di 53 anni, invece, è stato notificato un provvedimento agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia emesso dal Tribunale di Termini Imerese su richiesta dei carabinieri di Ficarazzi. You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. È sempre più critica la situazione dei randaggi in quel territorio difficile che è Monreale, a causa dei tanti abbandoni. E il resto è reso ancora più difficile dal fatto che il comune del paese non possiede una struttura adatta e a norma per contenere i cuccioli in difficoltà. Resta solo l'acetilene, che però è sempre più ridotto a un lager per quei poveri cuccioli che sono costretti a vivere, se così si può dire, all'interno di quella struttura fatiscente. Due giorni fa dovevano iniziare i lavori di pulizia del locali, ma gli operai, alla vista del gran caos che presentava la struttura, hanno preferito non lavorare, suscitando così l'indignazione da parte di Giuseppe Lovecchio, presidente dell'UNA, e di tutti quegli animalisti che da anni lottano per un paese libero dal randagismo. Ieri però, con la sollecitazione del sindaco Capizzi, qualcosa si è mosso, se così si può dire. Infatti ieri sono sì iniziati i lavori di pulizia, ma gli operai hanno lavorato appena 2 ore. Di questo passo la pulizia durerà più del previsto, ma il tempo però non aspetta più due dei cuccioli tenuti prigionieri, che ieri hanno perso la vita a causa delle pessime condizioni in cui vivevano. Gli altri sono stati invece presi dallo vecchio, che si occuperà di loro in attesa di una felice adozione. Strade dissestate e tombini semi sprofondati. Una situazione invivibile è quella delle strade del paese di Misilmeri, dove a distanza di poche centinaia di metri sono stati segnalati molti tombini rialzati, pericolosi per la vivibilità in paese. Il primo è sito in via Federico II, angolo con via San Giovanni Battista. Una sola estremità si regge sul manto stradale. Se cedesse anche questa, potrebbe precipitare il tombino e l'eventuale malcapitato. Basta spostarsi di qualche metro per raggiungere la via Mariano Scaduto. Anche lì un film già visto, un tombino semi sprofondato. Pare che già da diversi mesi il danno fosse stato segnalato al comune, ma che da allora non fosse stato apportato nessun intervento risolutivo. La zona è molto frequentata da bambini e il problema dei tombini risulta essere molto pericoloso. Insofferenti anche i cittadini che abitano proprio dinanzi ai famigerati tombini. Oltre che pericolosi per l'incolumità dei passanti, anche il rumore al passaggio delle automobili risulta essere insopportabile. Urgono interventi rapidi e risolutori, non solo promesse e parole. I cittadini chiedono i fatti. Sarà destinata ad ospitare i familiari e accompagnatori dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Cervello, con i suoi 54 posti letto e con tutti i comfort necessari per un buon soggiorno. Non stiamo parlando di un albergo, ma di Casa Amica, la struttura sorta all'interno del campus di ematologia Franco e Piera Cutino, all'interno dell'ospedale. Casa Amica, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, è così pronta ad accogliere coloro che devono affrontare un periodo all'interno dell'ospedale per assistere i propri cari in degenza. Ma non solo. Casa Amica infatti sarà pronta ad accogliere anche ricercatori, informatori scientifici o coloro che dovranno partecipare a convegni di ematologia. La struttura è direttamente gestita dalla Fondazione Franca e Piero Cutino e presenta prezzi piuttosto abbordabili, che variano dai 35 euro della singola ai 85 euro della quadrupla a notte. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16,
Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. A Bagheria si attiva oggi il primo ambulatorio territoriale in Sicilia di terapia del dolore, realizzato dall'ASP di Palermo nei locali ristrutturati del poliambulatorio di via Mattarella. Sarà aperto da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Nella struttura sarà presente anche un personale medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia del dolore. Le visite saranno prenotabili attraverso il CUP, Centro Unificato di Prenotazione. Questa mattina, all'attivazione del neoservizio, erano presenti il direttore generale dell'ASP di Palermo, Antonio Candela, il direttore sanitario aziendale, Giuseppe Noto, ed il direttore del distretto di Bagheria, Luigi Lo Giudice. È finalmente pronta la grande inaugurazione del nuovo affaccio urbano di Geraci Siculo. Si svolgerà infatti alle 18 di oggi pomeriggio, presso la biblioteca comunale, la cerimonia di inaugurazione che sarà presieduta dal sindaco del comune palermitano, Bartolo Vienna. Il progetto di riqualificazione è stato ideato e realizzato dall'ufficio tecnico del comune con la consulenza esterna dell'architetto Carmela Musciò e ha visto la trasformazione del vicolo in un affaccio verso la vallata orientale, da dove sarà possibile scorgere parte dell'Etna. Il salto dei Ventimiglia, così chiamato in onore del conte di Geraci, Francesco Ventimiglia, che, inseguito dalle truppe regie, si lanciò con il cavallo precipitando nella profondissima vallata sottostante, è stato riqualificato grazie al finanziamento di 237.000 euro dall'assessorato regionale al turismo, con fondi del POFESR 2007-2013. Alla cerimonia, oltre al già citato primo cittadino, interverranno Carmela Musciotto, progettista e direttore dei lavori, Benedetto Termini, dell'assessore regionale allo sport, spettacolo e turismo, e i docenti universitari Francesco Barna, Giuseppe Antista e Tania Culotta, dell'Università degli Studi di Palermo. Questo programma è stato offerto da
Un affettuoso saluto da parte di Silvia Caravello e da tutto lo staff di ilmeteo.it, dove la Il fa la differenza. Previsioni per mercoledì 20 agosto 2014, nuova ondata di caldo intenso al centro-sud e temporali diffusi al nord. Ecco il dettaglio: al nord il tempo continua ad essere instabile, nubi via via più intense sin dal mattino con piogge sparse, poi nel pomeriggio in serata giungono temporali forti su tutta la pianura padana, anche con grandine e piogge abbondanti, fenomeni più deboli sulle Alpi, maltempo in serata sul Friuli Venezia Giulia e Veneto, piogge e schiarite in Emilia Romagna. Al centro giornata ampiamente soleggiata e calda su tutte le regioni, con più nubi soltanto su Nord Marche e Toscana settentrionale, ma innocue con qualche occasionale pioggia. Raggiungiamo il sud, dove una nuova ondata di calore porta tanto sole, cielo sereno ed un clima torrido. I venti soffiano tutti moderati e localmente forti dai quadranti meridionali. Temperature previste minime in aumento al sud, stabili altrove, comprese su tutta Italia, tra i 16 e i 26 gradi. Durante il giorno ci attendiamo 22-27 gradi al nord, tra i 28 e i 34 gradi al centro e fino a 37-38 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento si conclude qui. Hai già scaricato l'applicazione meteo per cellulari più diffusa in Italia? Già 8 milioni di utenti la utilizzano. Cosa aspetti ad averla? Ilmeteo.it, dove il tempo è nella tua mano. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 20 agosto, si ricorda San Bernardo di Chiaravalle. Il nome Bernardo deriva dal germanico Bernhard, composto dai termini Bern, orso, e Hard, forte. Significa quindi forte come un orso o orso coraggioso. Dice il proverbio: acqua d'agosto dà castagne e mosto. Sono nati oggi Luciano De Crescenzo, Carla Fracci, Arisa. Il 20 agosto 1960 viene inaugurato a Fiumicino il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci, che accoglierà alcuni voli charter fino all'apertura ufficiale nel gennaio successivo. Nel 1977 la NASA lancia la Voyager 2, una delle prime sonde spaziali esploratrici del sistema solare esterno, ancora oggi in attività. Infine, il 20 agosto 1991 oltre 100.000 persone si radunano fuori dal Parlamento sovietico protestando contro il colpo di Stato che ha deposto il presidente Mikhail Gorbaciov. Pablo Picasso ha detto: cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare per imparare come farlo. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Mercoledì 20 agosto. Ariete, luna contraria ma non malevola. La giornata sarà tranquilla, scandita da ritmi solitamente lenti e regolari. Voglia di casa e di famiglia, sentimenti al riparo da tentazioni. Oggi l'amore più grande sono i cuccioli di casa, di qualsiasi specie. Toro, il giusto ritmo per stare bene con voi stessi e con gli altri ve lo regalano Luna e Nettuno, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità. Gemelli, la luna di oggi, neutra rispetto al vostro segno ma armonica a Mercurio e Nettuno, a voi ostili, vi è utile ad attenuare lo stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose. Cancro, grazie al transito lunare nel vostro segno intrigono a Nettuno, un'aura romantica e poetica trasforma il sogno in realtà quotidiana. Fortunati viaggi, che siano di piacere o di lavoro, meglio ancora se vi unite a un gruppo organizzato. Leone, giornata insolitamente introversa e silenziosa, un po' troppo forse per il vostro bisogno di socialità e di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere, abbiate pazienza e siate fiduciosi. Vergine, dal segno opposto Nettuno vi rema contro, ma a fare da mediatore interviene il sestile della Luna che vi aiuta a superare ogni residuo di incertezza. Focus sui sentimenti, in tutte le loro sfumature, dall'amore romantico all'amicizia fraterna. Bilancia, la luna in quadratura vi rende sospettosi, irritati da fantasie inconcludenti e proposte che, alla prova dei fatti, lasciano il tempo che trovano.
Focus sul lavoro, ma dopo una vacanza immersi nella natura, tornare in città vi fa sentire fuori luogo. Scorpione, un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la Luna e Nettuno è l'ideale per parlare d'amore o fare voli pindarici, pregustando un futuro da fiamma. Iniziative importanti anche sul piano sociale, captate i problemi e vi adoperate per risolverli. Sagittario, sempre valido l'aiuto degli astri che tutelano le finanze e l'amore, anche se oggi rischiate di non mettere a frutto le vostre risorse creative. A momenti affiora un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Capricorno, con la Luna nel segno opposto, armonica però a Nettuno, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente col quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, vi trattate di conseguenza. Acquario, la giornata sembra completamente consacrata al lavoro. Se le ferie sono già terminate, tutto si rimette in moto e il tran tran ricomincia il suo corso. Tirate dritto senza distrazioni, forse solo per non pensare alle delicate faccende di cuore. Pesci, complice il trigono acquatico della Luna a Nettuno, oggi siete dei veri e propri zuccherini, sensibili in famiglia, collaborativi sul lavoro. L'amore è l'indiscusso protagonista. Piccoli gesti, espressioni, sorrisi parlano direttamente al cuore.